Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Che si fa? Stiamo un po' insieme oggi, si fa due chiacchiere sulla fotografia? Ci sta, eh? Vai, andiamo, però andiamo a fare un giro insieme, vai, andiamo. Eccomi ragazzi, per chi se lo ricorda, in qualche video fa, un po' di tempo fa, avevo parlato dell'importanza dell'ambiente, avevo accennato l'importanza dell'ambiente. Ecco, quindi oggi voglio andare a approfondire questo argomento. Ci sono due tipi di ambiente dei quali voglio parlare. Dell'ambiente nell'ambito lavorativo ne parlo in un altro video. Nel video di oggi voglio parlare dell'ambiente inteso come ambiente che ci circonda, ambiente stimolante e come va a influire nelle nostre immagini. Come si suol dire ragazzi, ad andare con lo zoppo si impara zoppicare. Ecco, questo è un vecchio detto. Secondo me i vecchi detti, i vecchi modi di dire sono molto giusti. Circondarsi di persone che sono negative ci porta ad essere come loro, perché tutti noi ci lasciamo influenzare da quello che è l'ambiente che ci circonda, no? Dalle persone che frequentiamo, i luoghi in cui stiamo, eccetera eccetera. Voglio raccontarvi un po' quella che è un po' la mia esperienza, ragazzi. Allora, ho iniziato a appassionarmi alla fotografia quando avevo più o meno 15 anni, però ancora facevo una scuola completamente diversa da quella che era la fotografia. Ero circondato da persone che facevano tutt'altro. Quindi diciamo la fotografia era più che altro un hobby. Però sentivo che quelle persone non mi rispecchiavano. Non capivano cosa provavo io dentro di me quando parlavo della fotografia, quando osservavo determinate cose. Mi prendevano per il culo, ok? Mi dicevano ma la fotografia è per gay, la fotografia è per le ragazze. Perché questo? Perché ero con persone che non ci incastrano proprio una beata minchia. Stare con quelle persone lì mi passava la voglia di fare le foto. Andavo a scuola e magari osservavo determinate cose. Dicevo cazzo qua, belle tutte queste foglie, gialle, autunno, cioè, no, ma che cazzo dici, ma stai zitto. E invece dentro di me dicevo, madonna, voglio uscire a fare le foto, no? Voglio uscire a fotografare un po' questi bei colori che ci sono in questo periodo. Loro invece neanche le notavano queste cose. Se vogliamo che la fotografia diventi parte di noi stessi, respirare fotografia ogni giorno, è importantissimo allontanare questo tipo di persone. Questa cosa è ovviamente una battaglia, che uno combatte ogni giorno, che almeno io combatto ogni giorno, perché nella vita è pieno di distrazioni, è pieno di cose negative, di episodi negativi, di persone negative delle quali non possiamo fare a meno, no? Che magari uno fa un altro lavoro e in quel lavoro ovviamente non è stimolante e ti sconcentra da quella che è la fotografia. Lo capisco perfettamente. Non ci possiamo scegliere tutte le persone che ci circondano a scuola, nel lavoro, eccetera. In tutto lo spazio libero che noi abbiamo dobbiamo concentrarci nell'avere persone stimolanti, persone che la pensano come noi. Ecco, quindi è importantissimo tirare fuori dalla propria vita tutte le persone che ti remano contro, tutte le persone non capiscono un cazzo di quello che stai facendo, tutte le persone pronte a giudicarti, a dire no ma la fotografia deve essere un hobby, è una cosa da femmine, è una cosa da gay e tutte queste stronzate qui. Potete subito mandare a fanculo questo tipo di persone. E le persone negative vi possono portare solo problemi, anche le persone che semplicemente vi mettono in malumore, dovete tirarle fuori. Io ho pochissimi amici e ci sarà un motivo, che preferisco averne pochi ma buoni, anziché avere magari tante persone che però non capiscono una sega di fotografia o che dicono cazzate o persone negative, persone invidiose, eccetera eccetera. Devono prendere e andare tutti a fare in culo. Questa è la mia filosofia ragazzi, e vi garantisco che solo in questo modo riuscirete a immergervi seriamente nella fotografia, nei vostri progetti artistici ed essere un tutt'uno con la fotografia. Perché tutte queste qui sono tutte distrazioni, tutte persone che vi allontanano da quella che è la fotografia, da quello che è il vostro percorso artistico. Ma tanto nessuno valorizza la fotografia, vedrai che non ti apprezzerà nessuno, sono tutte ste chiacchiere qui. Se avessi dato retta a queste persone qui, avessi continuato a frequentare queste persone qui, a quest'ora non sarei a parlare con voi. Sarei in un angolo a piangere e dire oddio no, è vero, hanno ragione, non può funzionare, nessuno valorizza la fotografia. Se stai a piangerti addosso non farei mai un cazzo della vita, perché gli altri sono gli altri, te sei te. Se te credi in una cosa non ti puoi lasciare influenzare dall'ambiente merdoso che è accanto. L'ambiente pigli e te ne vai da un'altra parte. Non è che puoi incolpare l'ambiente e dire vabbè l'ambiente è così quindi ormai devo adeguarmi. È normale che la gente è subito pronta a remare contro quando vuoi fare qualcosa di diverso, perché te hai il coraggio di farlo, hai le palle di farlo e anche la grinta e la voglia di fare una cosa diversa da quella che fanno tutti. Cioè dire va bene sì, con una vita stabile, un lavoro stabile, normale, sto nella mia zona di comfort, il mio lavoretto, così la fotografia sì, un hobby eccetera. Se te vuoi fare una cosa la fai e basta, e mandi a fanculo tutto quello che è l'ambiente intorno non stimolante. Ero circondato prima da persone negative, da persone che non capivano un cazzo di fotografia. Se avessi continuato a frequentarli, secondo voi a
quest'ora ero a fare foto tutti i giorni, a fare questi video. No, se tu sei in un gruppo di persone e fai una determinata cosa, se non è oggi e domani inizierai a farla anche te. È inevitabile. Se una persona, un gruppo non ti appartiene, non ti rispecchia, devi prendere e andartene. Perché di certo non è che cambi le persone, non è che dici oddio sì spero e quella persona mi ha tutte stronzate. Pulizia, clean, devi essere clean. Quando sei clean attorno a te, allora lì avrai la mente lucida per concentrarti su quello che è il tuo progetto artistico. Vi torna o no, ragazzi? Almeno per me è così, perché voglio sfidare una persona che riesce a fare una determinata cosa artista in un ambiente dove tutti gli danno contro. È impossibile, ti abbatti, lasci perdere il progetto. Invece se sei un persona e dicono oh cazzo grande, bella sta foto, credo in te, chi ti dice credo in te vuol dire tanto. Secondo me credere in se stessi è fondamentale, bisogna in primis credere noi in se stessi. Però quando una persona ti dice guarda io credo in te, vuol dire tanto, ti dà tanta energia secondo me. Bene ragazzi, il video finisce qui. Mi ha fatto piacere stare con voi a fare due chiacchiere sulla fotografia. Se il video invece ti ha fatto sta male, dimmelo tranquillamente, potete dimmelo tranquillamente, non è che mi offendo. Fici dislike e poi dici oh vatti, il video mi ha fatto sta male, pure il video mi ha fatto sta bene. Fa piacere in ogni caso ragazzi, quindi fammi sapere la vostra opinione con un commento qua sotto. Io vado a farmi un giro in un ambiente stimolante e ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video.